Buongiorno dalla redazione di UD News. Apriamo con la cronaca questa edizione del nostro TG con un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Pozzuolo del Friuli nella frazione di Cargnacco. Il sinistro si è verificato all'intersezione tra via Lumignacco e via Tomba Antica. Per cause in corso di accertamento, uno scooter e un altro veicolo si sono scontrati. Il conducente del due ruote rovinato a terra, rimediando ferite serie. Soccorso dal personale medico con un'autoambulanza, è stato condotto in codice rosso al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine. I mezzi sono stati posti sotto sequestro sul luogo dell'incidente, oltre al personale sanitario per i rilievi e gli accertamenti, anche i carabinieri della stazione di Mortegliano. I carabinieri della compagnia di Tolmezzo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 24enne residente in loco. Questo a seguito di una perquisizione domiciliare. È stato trovato in possesso di 25 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish suddivisa in dosi. Vediamo il materiale trovato e posto sotto sequestro in questa foto. Adesso chiudiamo la pagina della cronaca e apriamo quella dedicata ai nostri approfondimenti, ai nostri collegamenti in esterna. Andiamo subito da Valentina Bearzi, che si trova nella sede di Confcommercio a Udine, dove sta per essere presentato un progetto per la riqualificazione urbana, la rigenerazione urbana dell'area a nord di Udine, lungo la Tresemane. Valentina, buongiorno. A voi la linea. Buongiorno Angela, hai detto bene, nella sede di Confcommercio Udine si sta per presentare questo progetto. Sono con Fabio Passoni, il responsabile giovani di Confcommercio. Quali sono i principi su cui a cui vi siete ispirati per realizzare questo progetto che evidentemente non volete che vada perso? Sì, sostanzialmente avendo visto il territorio attraversato dalla Tresemane, avendo ascoltato gli stakeholders, gli abitanti, gli utenti della strada e degli spazi commerciali, gli imprenditori che abbiamo intervistato, abbiamo costruito un progetto che parte dalle loro esigenze, quelle del territorio, per dare una risposta a un po' di problemi in maniera molto semplice, con degli interventi forse piccoli, forse non di grande impatto, ma che insieme riescono a dare una risposta sia sociale, territoriale e anche economica allo sviluppo dell'area. Che cosa si può già fare? Che cosa sottoporrete alle amministrazioni locali che si occupano di questo lungo asse che adesso oggettivamente non è più i fasti di un tempo? Beh, in realtà negli ultimi anni abbiamo visto che c'è stato un notevole interesse sull'area e tutti, dai residenti agli imprenditori, ci dicono che ci sono delle attività di ricollegamento anche delle piste ciclabili, dei percorsi pedonali, della mobilità, quindi del sistema pubblico che connette l'asse Tresemane con i centri abitati di Udine e di Tricesimo, che sono ai poli opposti di questo asse. Questi sono gli interventi a breve termine che si possono fare. Poi ce ne sono altri un po' più importanti che riguardano ad esempio gli imprenditori, quindi la possibilità di fare eventualmente un'azione coordinata, un'associazione di via che faccia un'attività comune, che in qualche modo colleghi il turismo, il commercio, i servizi. Quindi questi sono alcuni degli spunti che presenteremo tra poco. Dal vostro punto di vista, quello degli imprenditori, la collaborazione fra i comuni, si è parlato tanto di Uti, adesso si tornerà indietro, com'è? Sono due comuni, quelli di Udine e Tavagnacco, molto vicini e che hanno la necessità di pianificare anche dal punto di vista urbanistico insieme. Sì, beh, il nostro è un gruppo multidisciplinare e abbiamo diversi pianificatori territoriali proprio per dare delle risposte ai comuni con degli interventi molto piccoli che si possono fare sui piani regolatori esistenti, proprio per riuscire a modificare ad esempio dei vuoti urbani o degli spazi che sono non conclusi, degli spazi sui retri, ad esempio delle attività commerciali, piuttosto che di densificazione. Abbiamo raccolto anche delle esigenze degli imprenditori che davano delle richieste molto semplici che con delle piccole modifiche consentirebbero di migliorare l'area. Questo era un progetto che avevate presentato per un bando di concorso dell'UTI. Che cosa è successo? Ma la commissione esaminatrice in qualche modo avrà ritenuto, visto che abbiamo consegnato nel marzo dell'anno scorso, ed eravamo peraltro, abbiamo scoperto l'unico
partecipanti a questo concorso di idee di non assegnare nessun premio. E abbiamo chiesto di avere un accesso agli atti, adesso attendiamo insomma che ci diano delle risposte e vedremo cosa hanno ritenuto e che cosa non era valido secondo loro delle nostre idee. Però questo è un progetto a cui credete molto. Sì, è un progetto che riteniamo non debba rimanere nel cassetto di un UTI e a maggior ragione se l'UTI non ci sarà più. Ci faceva piacere presentarlo agli amministratori e ci faceva piacere presentarlo agli imprenditori e ai cittadini, perché è un progetto che riguarda tutti e, ripeto, con delle piccole attività economicamente anche sostenibili si possono fare delle belle iniziative. Qual è il vostro sogno di vedere come la Tresemane? Beh, sicuramente un po' più verde e un po' più vivibile, con una razionalizzazione degli accessi, con una messa in rete dell'attività del turismo, del commercio, dare anche senso ai centri urbani che abitano lì, quindi anche il senso della comunità, dei residenti che abitano lì, quindi questo è un po' il nostro obiettivo, il nostro auspicio. Angela, dobbiamo lasciare spazio alla presentazione ufficiale, abbiamo cercato di capire un po' di più rispetto a questo progetto e ti restituisco la linea. Grazie a Valentina Bearzi, noi andiamo avanti con il nostro TG Diamanti come investimento. A seguito del fallimento della società IDB, Intermarket Diamond Business, si complica la situazione per molti risparmiatori che avevano investito i propri risparmi proprio acquistando dei diamanti anche nel territorio regionale. Il consiglio degli esperti è di attivarsi il più velocemente possibile per tutelarsi. Per depositare le domande di ammissione al fallimento c'è tempo fino all'8 marzo. Andiamo a sentire l'intervista che Monica Nardini ha realizzato a Marina Isaia, avvocato della Casa del Consumatore. Sentiamo. Recentemente abbiamo avuto il caso di persone che avevano acquistato dei diamanti tramite il canale bancario. E il bubbone è scoppiato proprio recentemente perché a fine gennaio è fallita la società IDB, che era la società che vendeva i diamanti tramite i canali bancari. Quindi ora faccio un appello a un po' tutti i friulani che dovessero avere diamanti acquistati con queste modalità di attivarsi nel modo più veloce possibile perché dovranno chiedere la restituzione delle pietre qualora non fossero in loro possesso e dovranno attivarsi per recuperare gli importi dalle banche che hanno collaborato alla vendita di questi diamanti e inoltre dovranno anche insinuarsi nel fallimento della IDB presso il Tribunale di Milano. I tempi sono stretti perché i termini scadono a inizio marzo, mi sembra l'8 marzo, e questo nell'ipotesi in cui le pietre fossero ancora custodite presso la sede della IDB, quindi dovrebbero chiedere alla curatela del fallimento la restituzione delle pietre di loro proprietà. Quindi adesso i primissimi passi riepilogando che possono fare le persone coinvolte da questo crack quali sono? Il consiglio è quello di rivolgersi alle associazioni dei consumatori, in particolare la Casa del Consumatore che si occupa di queste vertenze, o rivolgersi a degli avvocati per ottenere la tutela migliore, perché a questo punto la situazione è molto delicata e quindi bisogna agire correttamente con i tempi e le modalità previste dalla legge. Soluzione che io caldeggio, perché a questo punto dal fallimento difficilmente si riuscirà a recuperare qualcosa, rivolgersi alla banca che ha collaborato nella vendita di questi diamanti e chiedere alla banca la restituzione dell'importo di acquisto dei diamanti. Questa della truffa dei diamanti, siccome ha avuto origine nella regione Emilia-Romagna e poi si è estesa alla Lombardia e alla Toscana, sembrava non aver toccato il Friuli. In realtà sono centinaia i friulani che hanno acquistato questi diamanti come forma di investimenti perché così sollecitati e consigliati dai propri istituti di credito. Di fronte ai casi di bullismo, ad azioni di sopraffazione e a comportamenti violenti e aggressivi, non bisogna chiudersi in se stessi, ma occorre trovare il coraggio di parlare. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin si è rivolto alla platea degli studenti che all'Auditorium Concordia di Pordenone hanno assistito allo spettacolo teatrale In Equilibrio, realizzato dall'Associazione Teatrale Don Chisciotte in collaborazione con il Garante regionale dei diritti della persona, l'Istituto Comprensivo Jacopo di Eporcia e l'Associazione Media Educazione Comunità. Andiamo a vedere il servizio di David Zanirato. Thank you.
alcune emozioni forti. Il messaggio è quello che i problemi ci sono, i problemi sono presenti in tutto l'arco della nostra vita, bisogna saperli affrontare, e certo è che nell'età dell'adolescenza magari non si hanno tutti gli strumenti psicologici, formativi e anche di carattere per poterli in qualche modo affrontare. Allora il messaggio è quello di condividerli. Un problema quando viene condiviso si spezzetta, diventa più facilmente affrontabile. È chiaro che in questo uno dei grossi problemi è quello del bullismo, è quello della sopraffazione del ragazzo sul ragazzo, sull'annichilimento molte volte anche della coscienza del più debole che viene assalito dal bullo. E bisogna che anche in questa situazione, più che chiudersi in se stessi e vedere la stanza sempre buia che ci porta in fondo al pozzo, dobbiamo avere il coraggio, i ragazzi hanno il coraggio, noi dobbiamo dargli una mano di squarciare questo velo di oscurità. Giornata nazionale contro il bullismo a scuola, noi abbiamo pensato di trascorrerla con i ragazzi qui al Teatro Concordia e di offrire loro questo spettacolo teatrale che è appunto interpretato da ragazze e ragazzi di 12 anni. Il tema è un tema delicato, un tema importante, molto profondo, che è quello proprio dell'isolamento, del malessere di alcuni ragazzi, appunto anche dovuto a bullismo a scuola e fuori da scuola. È un messaggio molto forte che questi ragazzi vogliono trasmettere ai loro pari e ci auguriamo appunto che aiuti a riflettere e anche a contrastare questo fenomeno. E parleremo di vaccinazioni questa sera nel corso del nostro speciale del TG condotto da Francesco Pezzella. Vaccinazioni in aumento sia per quanto riguarda l'antinfluenzale sia per le vaccinazioni in età pediatrica. Flop Novax, questo è il titolo che abbiamo voluto dare al nostro approfondimento. Ma andiamo a sentire anche cosa ne pensano gli udinesi proprio a proposito delle vaccinazioni antinfluenzali e non solo. Monica Nardini è andata a raccogliere alcune voci. Sei vaccinata contro l'influenza? Una volta solo anni fa, però dopo non l'ho fatta più. Come mai non l'ha più voluta fare? Perché tanto il microgermi, diciamo così, che quest'anno non è uguale a quello dell'anno scorso, quindi come fanno a dire che il vaccino funziona? Lei, signora, ha avuto l'influenza? No. Quindi è andata bene o sei vaccinata? Bene, sì. Sono vaccinata. È abituata a vaccinarsi, sì, contro il... Sono 5 anni. Mi sono vaccinata, non ho avuto l'influenza da anni, da quando mi sono vaccinata non l'ho più avuta. Sono per le vaccinazioni. Ha avuto l'influenza? Oppure l'ho avuta, no? L'ho avuta già passata. Quindi non si è vaccinata quest'anno? Sempre, ogni anno mi vaccino. E l'ha avuta nonostante la vaccinazione? Senza febbre, però tanto poco bene. Sì, l'ho avuta dai primi di gennaio. Fino al 20 circa. Non si era vaccinata contro l'influenza? No, non mi ero vaccinata per il fatto che 2 anni fa mi aveva dato dei problemi il vaccino e ho avuto un po' di ripensamento. Ha avuto l'influenza oppure no? No. Ma lei ha scelto di vaccinarsi? Sì. Come mai ha scelto di vaccinarsi? Perché sono vecchio e quindi è giusto a una certa età vaccinarsi. E queste dunque alcune opinioni che poi risentiremo anche questa sera nel corso del nostro speciale del TG. Passa il taglio anche nella quarta puntata Gloria Clama, la quarantenne aspirante chef di Paularo in corsa per l'ottava edizione di MasterChef Italia. Nelle 2 puntate trasmesse ieri da Sky, che hanno portato all'eliminazione di altre 2 concorrenti, l'operaia mulettista ha mantenuto un basso profilo sia nella prima prova del Mystery Pack, durante la quale sono stati chiamati a cucinare coniglio o scampi utilizzando il caffè, sia nella successiva in
impegnativa prova dell'Invention Test, che ha visto protagonista il quinto quarto del pesce da elaborare in maniera creativa. Successivamente Gloria ha fatto parte della brigata dei Rossi nella prova a squadre, in cui i partecipanti hanno preparato il pranzo per una festa di compleanno italo-sudamericana. Poi la Carnica ha ottenuto il pass pure nell'ultima prova di giornata, impegnata a preparare le patate fritte, che hanno convinto subito Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli, Antonio Canavacciuolo e Gio Bastianic, facendo lavorare senza troppi sforzi in balconata. E a proposito di fritto, abbiamo parlato della ricetta del buon fritto questa mattina assieme a Valentina Bearzi e ai pasticceri della pasticceria Gangi, in un momento in cui il fritto la fa da padrone in cucina tra frittelle e crostole. Allora andiamo a vedere un estratto dell'approfondimento di questa mattina. Un bel vassoio che abbiamo a disposizione dimostra che si frigge tutto l'anno, non sì, solo a sì, Carnevale. Sì, esattamente, quindi la priorità, insomma, è una nostra specialità della Sicilia che abbiamo portato anche in Friuli, insomma. Sono le graffe. Sì, le graffe, le iris, insomma, gli arancini, perché poi le facciamo anche il salato, no? E quindi niente. Come viene fatto questo fritto? Il fritto è una cosa importante, perché insomma, essendo fritto, la gente magari si spaventa, a volte dice le cose fritte di qua e di là, però... Io non mi spavento, non temo il fritto. D'altronde le cose più buone sono quelle che fanno più male, no? Come dire. Lo sappiamo. Però per dire, è un aforismo, insomma. Quindi devo dire che, insomma, però friggendo bene, devo dire che con l'olio giusto, perché noi facciamo un olio di alto lego, insomma... di girasole, senza olio di palma e quant'altro, no? Friggendo asciutto, temperatura giusta, non c'è nessun pericolo, anzi si possono degustare le cose più buone. Dal punto di vista del dolce, per fare un fritto corretto anche in casa, quali sono i suggerimenti? Poi ci concentreremo anche su crostoli e frittelle, però in generale. I suggerimenti, intanto fare un bel impastino, qualsiasi cosa si faccia, che sia ben omogeneo, no? Oppure se si fanno le robe lievitate, che sia abbastanza lievitato, perché insomma i prodotti non lievitati assorbono di più. Quindi che succede? Poi portare l'olio a temperatura sui 170-180 gradi. Non di più? Non di più, perché poi si brucia. E stare attenti, insomma, in modo che i prodotti vengano belli dorati. Senza però bruciarli. Senza però bruciarli, perché sennò si altera poi tutto il gusto. Allora, queste sono con la crema di pistacchio. Come vedete, li facciamo riconoscibili con un po' di pistacchio fuori. Quindi poi è la vostra crema fatta in che maniera? Sì. Si può svelare il segreto? Ma sicuramente non abbiamo segreto, tanto che facciamo mani in pasta, facciamo entrare qua. Certo, è uno degli appuntamenti dell'etica del gusto. Ecco, questa è la crema di pistacchio, insomma. Bella ricca. Bella ricca, sì, infatti per questo sono contenti i nostri clienti, no? Apriamo adesso la nostra pagina dedicata agli aggiornamenti di cronaca nazionale e internazionale. Iniziata a Genova la demolizione del Moncone Ovest del Ponte Morandi, un passo importante che ha un valore molto simbolico, perché verrà giù il primo grosso pezzo di ponte, ha ricordato il commissario alla ricostruzione, sindaco di Genova, Marco Bucci. Tecnicamente il taglio è già cominciato ieri, dopo che nelle scorse settimane il viadotto è stato alleggerito per quanto possibile, portando via tra asfalto e New Jersey circa 3.000 tonnellate di materiale. E queste le immagini dei lavori della prima demolizione del ponte. Spazio adesso agli altri servizi dedicati alla cronaca. È del calciatore argentino Emiliano Sala il corpo recuperato nel relitto dell'aereo inabissatosi nel canale della Manica il 21 gennaio. Lo ha confermato la polizia di Dorset, dove un medico anatomopatologo ha verificato la coincidenza del DNA con quello dei familiari. Il corpo del giovane, che si stava trasferendo dalla squadra francese del Nantes a quella britannica di Cardiff, potrà ora avere sepoltura, mentre proseguono le indagini sull'incidente. La Francia richiama l'ambasciatore a Roma per consultazioni dopo l'incontro di Di Maio con alcuni leader dei Gilets Gialli. Il Quai d'Orsay parla d'attacchi senza precedenti e senza fondamento. Prudenti reazioni di Conte, Di Maio e Salvini. Rapporto con la Francia non in discussione, dice il Premier, ma il Quirinale è preoccupato e chiede di ristabilire la fiducia reciproca.
Anche Juan Guaidó, dopo Nicolás Maduro, si è appellato al Papa affinché favorisca una mediazione nella crisi in Venezuela. La conferenza internazionale di Montevideo ha chiesto elezioni presidenziali al più presto, l'ingresso degli aiuti umanitari e uno stop alla repressione. Messico, Uruguay, Caraibi e Bolivia hanno firmato un altro documento per il dialogo, non condividendo quello del gruppo di contatto. Nessuno può condannare l'altro per gli errori che ha commesso, né tantomeno infliggere sofferenze offendendo la dignità umana. Le carceri hanno bisogno di essere sempre più umanizzate ed è doloroso invece sentire che tante volte sono considerate come luoghi di violenza e di illegalità. Papa Francesco tocca un argomento a lui molto caro. Io ho tanta vicinanza con i carcerati e le persone che lavorano nelle carceri. Un lavoro, dice, che richiede forza interiore, perseveranza e consapevolezza della specifica missione alla quale siete chiamati. E un'altra cosa, ci vuole preghiera a tutti i giorni perché il Signore vi dia il buon senso. Secondo il pontefice, il carcere è luogo di pena nel duplice senso di punizione e di sofferenza e ha molto bisogno di attenzione e di umanità. È un luogo dove tutti, polizia penitenziaria, cappellani, educatori e volontari, sono chiamati al difficile compito di curare le ferite di coloro che per errori fatti si trovano privati della loro libertà personale. Diamo ora uno sguardo alle previsioni del tempo per il fine settimana. Sergio Nordio dell'Osmer Arpa. Diciamo che abbiamo un po' avuto un'alternanza, dopo appunto la nuvolosità presente anche in questo momento sul Friuli avremo un miglioramento nel corso del pomeriggio, quindi dalla nuvolosità presente passeremo al cielo sereno, poco nuvoloso, quindi torna il sole. Domani è una bella giornata prevista, quindi sabato di bel tempo con cielo sereno dappertutto, qualche nuvoletta passeggera, ma insomma bel tempo. E temperature più o meno anche sui valori di durante il giorno già miti, come abbiamo osservato in questi ultimi giorni. Domani sera sarà possibile qualche foschia, arriva aria un po' più umida in serata domani sulla pianura, e domenica si avvicina un fronte con una depressione abbastanza rapidamente. Probabilmente domenica mattina in montagna avremo ancora condizioni discrete con variabilità, invece sulla pianura e sulla costa, soprattutto verso est, aumenterà la nuvolosità e avremo già delle piogge nel corso della giornata di domenica, inizialmente piogge deboli. In serata arriva il fronte vero e proprio fra domenica e lunedì, quindi un peggioramento con piogge moderate, localmente abbondanti su pianura e costa. Arriverà di nuovo la neve in montagna nella notte appunto fra domenica e lunedì, una nevicata probabilmente un po' più abbondante sulle Alpi, le Prealpi Giulie. Poi già lunedì mattina tende a migliorare, quindi un veloce passaggio, arriveranno poi correnti settentrionali più fresche, quindi la prossima settimana si preannuncia con un cielo anche qua in prevalenza sereno, poco nuvoloso, un po' più fresco, ma condizioni asciutte. Siamo in chiusura, vi ricordo la prossima diretta alle 13 per la conferenza stampa di presentazione degli ultimi giocatori arrivati in casa bianconera, Sandro De Maio e Wilmot. Saremo in diretta con la Dacia Arena proprio per seguire assieme a voi la conferenza stampa. Per il momento è tutto, grazie e buon pomeriggio.